È molto pericoloso sopprimere il pronto soccorso dell'ospedale Suor Cecilia Basarocco di Niscemi e quello di Piazza Armeria, due centri molto popolosi. Il primo è insediato all'interno dell'area di alto rischio ambientale a causa della vigilanza dello stabilimento di Gela e del MUOS, quindi beneficiario, assieme a Gela, di normative speciali in materia di tutela sanitaria ospedaliera dei propri cittadini. Il secondo, notoriamente, ha un flusso turistico di oltre 300.000 presenze annue e dunque soggetto ad affrontare emergenze di ogni tipo. Il Comitato per lo sviluppo dell'area gelese fa sentire la sua voce in merito all'annunciata riforma sanitaria che, sottolinea, non tiene conto delle variazioni territoriali penalizzando Niscemi e Piazza Armerina. Una bozza di piano di riforma sanitaria, quello regionale, che non prevede le variazioni territoriali. Gela, Piazza Armerina e Niscemi hanno già deciso di passare alla città metropolitana di Catania e questo la Regione non può né ignorarlo né impedirlo. Nonostante abbiano già votato in Parlamento regionale, questo procedimento andrà ugualmente avanti fino al completamento, appunto, del passaggio. Quindi questo piano nasce già male per questo motivo. Poi, inoltre, punire città popolose come Niscemi e Piazza Armerina, sottraendo loro il pronto soccorso, quindi il preludio della chiusura dell'intero ospedale, mortifica queste popolazioni. Non è ammissibile che queste popolazioni non possano accedere ai servizi sanitari nelle loro città. Non parliamo, appunto, di paesini di 1.000, 2.000 o 3.000 abitanti, ma parliamo di città che superano ampiamente 20.000 abitanti. Questo piano sanitario va rivisto soprattutto in prospettiva del passaggio di queste città alla città metropolitana di Catania e quindi all'interno dell'area sud una rimodulazione equa e adatta ai bisogni dei cittadini va fatta. Va fatta tenendo in considerazione tutte le specificità dei vari comuni. Siamo solidali con queste comunità e siamo disponibili a partecipare insieme a loro a qualsiasi iniziativa loro ritengono opportuno di fare. Noi siamo a loro disposizione. Non ci può essere sviluppo se tutte le comunità non crescono armonicamente. Sì, va bene che ci sia un ospedale a Gela, ma è pure normale, giusto direi, oserei dire, che queste comunità abbiano le cure nei propri territori, almeno l'accesso iniziale, il pronto soccorso appunto e i reparti che necessitano in quelle comunità.